Ma permettetemi innanzitutto di ringraziare tanti giovani sindaci, tantissimi amministratori che sono qui. Qui c'è una leva che assieme a sperimentate risorse nel corso di questi anni è venuta avanti in questo documento la sottoscrizione di un'appartenenza. Qui c'è Cali che al di là delle magliette hanno deciso di assumere a doppio, che il percorso che abbiamo avviato è un percorso che parte con la sua squadra, con i suoi collaboratori, con la sua maggioranza, non è partito dalla stessa striscia che è partito il mio collega Emiliano in Puglia o il mio collega Pittella in Basilicata, perché Emiliano, in un momento nel quale i populismi, come ci ha detto il voto del 4 di marzo, sono con il vento in poppa e, come dire, sarebbe semplice, sarebbe molto più comodo dire ci troviamo un posto al sole. Lo dico perché da più parti, e anche a me stesso, alcune volte quando ci si trova con, come dire, con la conclusione di una giornata nella quale i falchi tendono a mistificare la realtà, utilizzando anche la falsità a stravolgere la realtà, a volte qui parlo con sindaci, quindi parlo con sicuramente con soggetti che vivono le stesse giornate delle mie, per dire la voglia di dire ma forse chissà se ne vale la pena, e a volte dici sarebbe forse opportuno, come dire, trovare una soluzione più comoda, un posto più comodo. Molti dicono ma Oliverio potrebbe candidarsi alle elezioni europee, chi glielo nega un posto nel Parlamento europeo, per capirci in modo, e quindi senza nulla togliere dall'impegno dei parlamentari europei, quindi stare un po' lontano dalla pressione delle emergenze, dalla condizione del territorio, dalle, come dire, sofferenze che quotidianamente esprime una comunità come la nostra. E non c'è dubbio che una serata come questa, una iniziativa come questa, una richiesta, come dire, forte del rapporto con il territorio, con le preoccupazioni di non involvere, di non tornare indietro, di spingere ancora in avanti questo impegno, è motivo, come dire, di incoraggiamento, è motivo di sentirsi parte di un progetto che è compreso, perché è importante questo, è importante che il progetto di cambiamento, che non è semplice in una regione come questa, sia sostenuto perché compreso, perché intanto compreso per il tratto di strada che abbiamo fatto, è importante questo, e non c'è dubbio che, e lo capisco, che quando dite abbiamo imboccato la strada giusta non si può tornare indietro, quando dite abbiamo gettato le basi di un lavoro perché questa regione possa costruire un futuro diverso, non si può, come dire, non valutare con grande attenzione queste riflessioni, soprattutto quando vengono in modo più collettivo, perché è vero che il voto è un'altra cosa, che il consenso più largo è un'altra cosa, però i sindaci sono gli avamposti non solo delle difficoltà,
ma sono anche espressione delle comunità, anzi sono le prime espressioni delle comunità locali. E proprio per questo io stasera vi ringrazio e lo faccio con la consapevolezza del carico di responsabilità che la vostra richiesta mi mette sulle spalle. È proprio per questo che proprio questa sede, non quella di un partito, non quella di uno schieramento, questa sede che è la più libera, non perché nei partiti non ci sia libertà o perché i partiti non servano, per carità di Dio, non sto dicendo questo, né potrei dirlo io questo che ho un'altra visione, ma proprio perché è una sede che è espressione diretta dei cittadini. Io rispetto a questa sollecitazione assumo con voi l'impegno di continuare questo. Il resto è un campo aperto. Ci
Progetto Italia, riserva dunque sciolta, si ricandida alla presidenza della regione, lei ha parlato di un fronte comune al di là degli schieramenti. Ma io innanzitutto ho accolto l'invito accorato dei sindaci, sono stati numerosi i sindaci che hanno parlato e tanti che hanno rinunziato perché appunto ci sarebbe voluta una giornata intera, che mi hanno chiesto di continuare nell'impegno di lavoro per la nostra terra, del lavoro che abbiamo impostato e che sta dando risultati importanti, che costituisce una inversione di tendenza rispetto al passato, che non è stato un passato purtroppo positivo per la nostra terra. Di fronte a questo accorato appello che ha posto al centro le prospettive della nostra regione, ho rimosso ogni riserva e appunto mi sono messo a disposizione, perché capisco che è importante non tornare indietro, capisco che questa regione ha bisogno di continuare in quest'opera che altrimenti sarebbe interrotta, e quindi ho accolto l'invito dei sindaci a stare in campo. Naturalmente lo faccio con la consapevolezza del peso di responsabilità che continua a rimanere sulle mie spalle, lo faccio anche con la consapevolezza che è necessario un fronte il più largo possibile per spingere ancora in avanti la situazione. I sindaci non a caso sono qui stasera in stragrande maggioranza, perché anche molti di quelli che non avevano firmato perché avevano avuto cognizione del fatto che c'era un documento, stasera sono venuti a sottolineare il loro impegno in questa direzione. Credo che appunto ora si apre un cantiere di lavoro ancora più avanzato, intanto c'è un anno e qualche mese per portare a compimento opere che sono iniziate, per spingere ancora in avanti nella utilizzazione delle risorse in direzione del lavoro e dell'ammodernamento e della crescita di questa nostra regione, e bisogna costruire un fronte che sia aperto. In questo senso ho fatto un appello alle forze che amano questa nostra regione, ponendo un'unica discriminante, quella delle forze della corruzione, delle forze della criminalità e delle forze appunto che costituiscono un ostacolo alla nostra regione, assieme naturalmente ad un impegno meridionalista che dovrà essere spinto in avanti, perché la nostra terra può crescere se c'è anche sul piano nazionale una inversione di rotta. Presidente, a lei, se stasera definiti i sindaci, vanno al posto in effetti di tutte le comunità. Questa richiesta che hanno avanzato oltre 230 sindaci, perché come diceva lei c'erano sindaci che non avevano firmato perché non avevano fatto idea, è una richiesta da parte dei calabresi. Quanto la riempie di responsabilità una richiesta del genere, quanto si sente impegnato a partire da questa sera, visto che ha subito di sempre di una cattiva? Ma mi carica di una grande responsabilità. Sarei un ipocrita se non dicessi che c'è anche soddisfazione, la soddisfazione di chi è impegnato da 4 anni in questo fronte, che è il lavoro complesso, complicato, non semplice della regione, e avere appunto la valutazione positiva da parte di chi è in trincea come i sindaci, di chi vive quotidianamente con la propria persona i problemi di questa terra, è motivo di soddisfazione, perché per chi lavora con disinteresse, con passione, per chi lo fa perché ci crede come io o come tantissimi sindaci appunto che lo fanno quotidianamente, la più grande soddisfazione è avere, come dire, il riconoscimento del lavoro che si porta avanti, ma nello stesso tempo la consapevolezza del peso delle responsabilità
E qui mi è stata posta una responsabilità importante, se andare avanti e spingere nella direzione che abbiamo imboccato oppure di tornare indietro. E di fronte ad un interrogativo, ad una domanda di questo tipo, non è facile appunto tirarsi indietro per chi ha speso parte importante della propria vita appunto per affrontare i problemi e fare crescere la terra in cui abita e che ama. Lei questa sera è entrato senza la consapevolezza che avrebbe sciolto la riserva, poi alla fine la passione degli amministratori, il calore con cui hanno chiesto proprio la sua partecipazione ancora alla cosa pubblica per i prossimi 5 anni, è stato questo che ha fatto la differenza. No, è stato, non è che non avessi riflettuto, ho riflettuto in queste settimane, l'ho fatto anche diciamo con la consapevolezza di chi conosce, perché è in prima fila lo stato dell'arte del cantiere che ha aperto, e naturalmente sentire in modo argomentato, forte, con esperienze che ognuno ha portato, la sollecitazione ad andare avanti è motivo sicuramente di incoraggiamento. Magari avrei, se non ci fosse stata la serata di stasera, avrei mantenuto ulteriore tempo per riflettere. Stasera mi hanno spinto a sciogliere e ho sciolto la riserva sulla base degli argomenti, non delle emotività, degli argomenti che sono stati sottoposti alla mia attenzione. Presidente, lei lo diceva anche prima, l'appuntamento con le regioni non è vicinissimo, ancora c'è più di un anno, però con la Lega che avanza anche in Calabria, con il Movimento 5 Stelle che ha il suo serbatoio di voti soprattutto nelle regioni del Mezzogiorno, si preannuncia una sfida difficile. Ma guardi, se avessi fatto prevalere, o se dovessi fare prevalere quella che è un interesse di ordine personale, forse avrei dovuto e avrei potuto ritagliarmi come dire, una funzione diversa. Molti in queste settimane, in questi mesi, hanno anche parlato sui giornali di mie candidature alle elezioni europee, di cose di cui, e mie candidature ad altre istituzioni, ad altri livelli istituzionali, che certamente sono impegnativi, ma non sono, come dire, la trincea della regione. Di fronte alle argomentazioni che vengono dai sindaci, dagli amministratori che sono in prima linea nel rapporto con i problemi, le sofferenze, le condizioni della nostra terra, difficile scegliere la strada della quella più comoda, è difficile, e quindi mi sono sentito la responsabilità addosso di non tirarmi indietro e di dare disponibilità a continuare in questo impegnativo lavoro. Grazie.